Sindaco Mena, dopo l'aggressione del 7 maggio, il cane selvatico è tornato ieri sera ad aggredire. Cosa è successo intanto? È arrivata una nota della forestale questa mattina che purtroppo c'è stata un'altra aggressione. Vicinanza, solidarietà a questa persona, alla famiglia, immagino i momenti di terrore. E a questo punto, visto che la competenza pare che sui lupi sia, anzi, è di Regione, ISPRA e Ministero, non possiamo attendere i tempi di Regione, ISPRA e Ministero dell'Ambiente. Ho convocato urgentemente una riunione con i vigili, la ASL, le forze dell'ordine, chiedendo a tutti un aiuto per individuare questo animale, bloccarlo, per poi chiedere alla Regione, all'ISPRA, al Ministero dell'Ambiente cosa farci e dove portarlo. Se da un lato è vero che non possiamo fare niente noi in quanto non organi competenti, dall'altro però dobbiamo fare, secondo me, il nostro ruolo, che è quello di cercare di catturarlo, portare la ASL alla cattura. Per cui ho chiesto e chiedo ai cittadini di mandarmi foto e segnalazioni al mio cellulare 338 69 07 436 o alla mia mail sindaco.menna@comune.vasto.ch.it, anche perché domani, dopo la prefettura, dopo che sarò con Sua Eccellenza il prefetto per la partita Vastese Calcio, Vastese Termoli, mi recherò in regione per capire cosa si sta facendo, quando e perché si sta facendo. E lunedì, martedì cercherò di prendere appuntamento con il Ministero dell'Ambiente, con i tecnici del Ministero, per capire cosa si vuole fare, e quindi è importante intervenire subito perché il fenomeno sta diventando preoccupante.